si cambiano le luci. Buonasera, grazie di essere intervenuti. Io devo dire soltanto due parole di saluto, perché con Roberto abbiamo collaborato tanto in questi anni, abbiamo fatto tante cose e quindi sono molto contento che oggi ci troviamo qui in questa che considero la sede particolarmente adatta per la presentazione di questo libro. Sono anche molto contento per delle ragioni direi quasi personali, perché io sono figlio di professore universitario e ho passato la mia infanzia e adolescenza in mezzo a prolusioni, celebrazioni universitarie e altro. E poi lentamente nel tempo ho visto affievolirsi, quasi scomparire questo tipo di rito ricco di significato. Io appartengo a una generazione che in un certo qual modo, e sbagliando, ha contribuito un po' a minare questo tipo di tradizioni, e oggi invece considero molto importante che ancora ci si possa raccogliere intorno alla figura di un collega per dargli una manifestazione di affetto e che siano a farle i colleghi e gli allievi. È una tradizione che è ricca di emozione e di contenuti, e sono molto lieto che Roberto abbia avuto questa manifestazione. Quindi do la parola a Mauro. Va bene, grazie. Allora, intanto grazie a tutti di essere intervenuti. Questo è il nostro terzo appuntamento e vedo che poi ogni volta sono sempre occasioni belle per ritrovarsi e anche frequentate, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Al Museo Biblioteca dell'Attore ci dovevamo venire per forza, no? Diciamo che è da un po' che Stefano lo sta seguendo questo obiettivo e finalmente ce l'abbiamo fatta. E per tanti che hanno studiato teatro, questo è un po' casa, no? In certi aspetti, e magari frequentata, immagino, da tutti noi, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, e però è bello essere qui con gli amici, no? Nella biblioteca oggi c'è Paola, che ha fatto gli onori di casa, e siamo contenti di essere qua. E per far cosa? Vuol dire, come ha detto giustamente il dottor Palestrini, per omaggiare un amico, un maestro e un collega, no? Perché poi ognuno a vario titolo ha avuto dei rapporti personali col professor Trovato. E noi abbiamo pensato, ormai due anni e mezzo fa, perché sta passando il tempo, in occasione dei 75 anni abbiamo detto facciamo qualcosa per Roberto, festeggiamo i suoi 75 anni, poi in realtà siamo un po' fatti 76, però ma tra un po' 76. Ma continuiamo a festeggiare. Quindi noi continuiamo a festeggiare il 75, per cui lui si è fermato al 75. Non invecchia più, no? abbiamo fissato l'età 75, non invecchia più. E no, adesso a parte queste sciocchezze, però questo libro vuole testimoniare l'affetto di tutti noi nei suoi confronti. E come adesso non voglio ripetere le cose che ho già detto nelle volte precedenti, però effettivamente questa iniziativa ha raccolto subito un grande seguito, nel senso che tutte le persone che abbiamo contattato hanno risposto immediatamente con grande gioia e partecipazione. E ognuno ha cercato, come dire, di omaggiare Roberto in maniera molto personale, qualcuno con dei saggi scientifici, qualcuno con dei ricordi, qualcuno con delle creazioni.
creazioni artistico, letterarie, personali, molto belle. Quindi a vario titolo questo volume raccoglie testimonianze di appello. E il fatto che oggi siamo ancora qui dopo 2 anni ormai, no? dal 75, vuol dire che effettivamente la nostra riconoscenza nei confronti di Roberto non viene mai meno. Devo ringraziare soprattutto Stefano Termanini e Roberto Cupone, che l'abbiamo qui accanto a me, perché non voglio ripetere questo, perché quando mi è venuta questa idea di fare questa cosa, di fare questo piccolo omaggio, anche da parte loro c'è stato un grande entusiasmo, e vi assicuro, non è facile nel mondo accademico, nel mondo dell'editoria, trovare delle persone che accettino anche il rischio di impresa, che accettino anche di accollarsi delle responsabilità, di metterci dei soldi, diciamolo chiaramente, perché poi un libro vuol dire anche metterci dei soldi. E invece Stefano, fin da subito, ha accettato di fare questa cosa, quindi, ripeto, è stato la mia prima scelta ed è andata subito benissimo, ma come dire, io ci speravo che lui mi dicesse di sì e mi ha detto di sì. E poi abbiamo voluto coinvolgere anche l'ambiente accademico, ma non solo l'ambiente accademico, diciamo così, anche il grande amico di università di Roberto, che è l'altro Roberto, che è Roberto Cupone, e tra loro due c'è un'amicizia splendida, ve ne sarete già accorti. E anche lui ha accettato di entrare nella partita, ci ha anche un po' aiutato, come dire, a realizzare questo libro, ci ha dato anche dei consigli utili, è stato sempre molto partecipe, molto presente. Alla fine cos'è venuto fuori? È venuto fuori questo volume, che come vedete non è piccolo, abbastanza corposo, che raccoglie 3 sezioni, sono rispettivamente, io ho voluto chiamarle di scienza, di cuore e di invenzione. La prima parte sono appunto saggi scientifici e direi anche di valore, insomma, non lo dico per piaggeria, ma effettivamente ci sono, io poi l'ho curato, l'ho letti e mi sono reso conto che ci sono molti interventi che sono davvero molto, molto interessanti. La seconda parte invece è quella forse più personale, dove alcuni di noi hanno voluto dedicare un ricordo, a volte anche una poesia, una riflessione legata alla figura di Roberto Trovato. E l'ultima parte invece raccoglie quattro possiamo chiamare testi teatrali, monologhi, tutti molto interessanti, e tra cui voglio ricordare, perché a me quello che è piaciuto molto, quello di Pino Petruzzelli, che tra l'altro va in scena tra qualche giorno al Teatro della Tosse, con un bellissimo monologo di un ragazzino albanese che attraversa il mare dall'Albania all'Italia e fa naufragio, okay. Tema quanto mai attuale. L'ho voluto mettere per ultimo a conclusione di questa volta, perché è davvero, secondo me, un testo per la sua brevità è molto intenso, è molto toccante. Oggi Pino non c'è proprio perché sta facendo le prove dello spettacolo, che si scusa e che comunque vi saluta anche Roberto. Posso adesso magari passare la parola a Stefano e a Roberto, perché vorrei che dicessero qualcosina anche loro, poi magari riprendiamo il filo della conversazione. Grazie, innanzitutto voglio dire grazie a tutti, naturalmente al Museo Biblioteca dell'Attore che oggi ci ospita, al professor Palestrini, a Paola Lunardini, grazie naturalmente a Roberto Trovato che è, come dire, il protagonista di questa raccolta ed è anche un po' il primo motore, perché è attorno a Roberto Trovato, al suo insegnamento, all'amicizia per lui, che questo libro nasce.
grazie a Mauro Canova, perché è lui il regista di questa operazione, operazione non facile, già un po' ce l'ha fatto capire, ce l'ha fatto intendere, anche se è stato in realtà molto lieve nel dirci quanto lavoro sia stato necessario per giungere alla forma libro, perché mettere insieme così tanti contributi, così tante persone, anche diverse fra loro, sappiamo quanto sia difficile, no? Fare il curatore di un libro miscellaneo è una delle operazioni che francamente da editore più cordialmente sconsiglio, perché è una di quelle operazioni da diventare talvolta matti, no? Nell'uniformità dei contributi, nel richiedere, nel tornare a richiedere, nella diversità dei tempi d'azione dei vari collaboratori. In questo caso devo dire che non solo Mauro è stato un direttore d'orchestra perfetto, ma anche l'orchestra era preparatissima, come dire, ogni soggetto che suonava in questa orchestra era accordato con gli altri nella comune intenzione di rendere omaggio al professor Trovato e nella comune intenzione anche di proporre per questo libro il meglio, perché come è stato detto il libro contiene una eterogeneità di sapori e anche una varietà di competenze, quindi di scienza vuol dire saggi, vuol dire studi, vuol dire riflessioni sui temi che continuano ad essere più cari a Roberto Trovato, che hanno caratterizzato il suo insegnamento, la sua didattica, l'impronta che gli ha dato all'Accademia e che tutti noi abbiamo cercato, ciascuno per sé, a modo proprio, con i modi e le possibilità di ciascuno di riprendere e di interpretare, ma lo slancio è stato suo e quindi è a lui che è tutto ciò deve in qualche modo ricondursi. E quindi Mauro è stato davvero uno straordinario interprete di questa orchestra e uno straordinario direttore di orchestra. Roberto Cuppone è stato l'altro perché non c'è alcun dubbio che abbia fatto moltissimo proprio perché il libro esistesse, perché il libro esista così come oggi è. Credo che questo libro sia innanzitutto una testimonianza di un percorso che è stato fatto prima apprendendo da Roberto Trovato, sedendo alla sua scuola, leggendo le sue opere, facendosi illustrare il cammino, facendosi illuminare il cammino da lui, essendone in qualche caso anche compagni di viaggio, perché così è stato per altri che da colleghi hanno voluto contribuire a questo libro. È stata anche ed è tuttora però una grande testimonianza della varietà degli interessi che sono stati coltivati attorno alla scuola di Roberto Trovato e qui confluiscono. E allora posso dire ai futuri lettori, a tutti voi che ringrazio per la vostra presenza, per la vostra benevolente presenza, ecco che se vorrete leggere questo libro Hermanos troverete non soltanto le fila della continuità dell'insegnamento impresso da Roberto Trovato, ma anche una varia autonomia di scrittura degli autori che compongono questo libro, perché poi ciascuno ha voluto anche metterci di proprio. E credo che la lettura di questo libro possa essere, per quanto un libro di taglio accademico possa, per quanto un libro di taglio accademico sia, possa essere anche una lettura vincente, proprio nella varietà dei sapori e anche nella varietà dei timbri, poiché c'è appunto, come Mauro Canova ci diceva, anche tutta una sezione che, uscendo un po' dalla saggistica accademica, va verso il testo di invenzione o la testimonianza e quindi, diciamo così, si rivolge, si svolge dentro un timbro di scrittura, dentro un registro di scrittura anche di grande affabilità. Chiude il libro, e credo che questa sezione sia preziosa per gli studiosi, chiude il libro un'area di biografia e bibliografia che ci racconta che cosa Roberto Trovato abbia fatto in tanti anni di attività, che cosa continui a fare, anche perché è una sezione per forza di cose aperte, perché in realtà, per forza di cose aperta, perché nel frattempo è già invecchiata, Roberto Trovato ha fatto molte altre cose dal momento in cui noi abbiamo chiuso redazionalmente il libro,
ne siamo lieti, ed è anche, diciamo, una sezione che quindi si propone al servizio degli studiosi, con infine un prezioso e difficoltoso nella costruzione, anche qui opera di Mauro Canova, Indice dei nomi, che permette al lettore di consultare il volume andando a finire verticalmente laddove più un tema, un nome, un soggetto possa interessarmi. Quindi ecco, da editore voglio dirvi anche che sono stato molto contento di contribuire al libro, l'ho fatto anche da coautore, nel senso che ho scritto, ho avuto la fortuna di poter scrivere un lavoro che poi è confluito nel libro, ma ecco, posso anche dirvi che sono contento di questo libro per la sua fruibilità, cioè per il modo in cui si propone al lettore e per la sua semplicità d'uso in qualche modo. È un libro che si può leggere in molti modi, sempre gradevolmente. Grazie. Cioè, loro se la ridono perché in realtà io non sono né il curatore né l'editore, cioè io non so veramente che cosa ho fatto tramite girare indirizzi e scoprire oggi che ho anche mancato nel caso di qualcuno, e mi dispiace tanto e me ne scuso, che ci sarebbero stati altri amici di Roberto che avrebbero contribuito volentieri. Io oggi ero d'accordo che mi fare una cosa che no, vorrei dire solo una cosa su cosa mi lega a Roberto. Mi lega un periodo di insegnamento che sono stati anche gli anni più belli della mia vita a Imperia, dove si studiava, si mangiava, si dormiva, si immaginava il teatro con gli studenti, e si faceva, adesso c'è questa parola americana, campus, che qua in una città di, qua si fa Carugius a Genova, a campus proprio, così si fa Carugius, anzi o Scalinatas, cioè non ci sono gli spazi, un po' non ci sono gli spazi, ma forse non c'è neanche la mentalità, mentre lì a Imperia, no Roberto, era una specie di repubblica dei matti, che per 16 anni, quanto tempo è durato il dance? 15-16 anni? Nel liceo. No, naturalmente la storia sua di docente legata a Genova ed è molto più lunga di quel periodo, ma in quel periodo ci trovavamo a mangiare insieme con i ragazzi. Insegnare era partecipare ai film che facevano i ragazzi, era scrivere libri insieme con gli studenti, era tutte cose che poi non si sono più ripetute, diciamo, nella situazione poi in cui ci siamo ributtati una volta sciolto quel piccolo sogno che era il dance. Dance vuol dire discipline delle arti, musica e spettacolo, ed è una fabbrica di disoccupati, ma che almeno si divertono, perché anche qui produciamo disoccupati, ma che non si divertono. Allora uno dice, tanto vale divertirsi, no? E quando dico divertirsi, parlo di quella cosa che diceva Castaneda, che quando una strada ha un cuore, comunque porta sempre da qualche parte, e quando non ha un cuore, che non porta da nessuna parte. E quindi con Roberto abbiamo diviso quella stagione lì, che per me mi ha pacificato con me stesso, perché io sono saltimbanco, vengo dal teatro, ho sempre avuto un po' di, mi sentivo un po' un traditore, un infiltrato, invece lì un po' farlo, dirlo, lettera, testamento, ero tutt'uno, no? Ero tutt'uno. Ecco, quindi per me è stato naturalissimo partecipare, veramente, veramente non ho fatto, cioè sono stati loro due, sono stati i maghi di questa pubblicazione, io ho prestato un po' quei contatti, ho fatto da tramite con l'università, ma finita. Allora, siccome è il terzo appuntamento, la prima volta ho fatto il cretino facendo un po' di tartagliato, perché il professor Trovato
è un cultore della maschera di Tartaglia, ha scoperto dei canovacci inediti, li ha allargati, li ha pubblicati. Allora io avevo dedicato qualche tartagliata. Seconda volta non sapevo cosa fare, ho tradotto in dialetto veneto la sequenza delle bestemmie. Se volete ve la rifaccio. Ma tanto non siamo in questo. Non so se, cioè, siamo in fascia protetta, siamo in fascia protetta. No, la sequenza, cioè, sapete che Meneghello alla fine di Libera non sa malo, fa tutta una, c'è Cicana che sfida i suoi amici, dice, adesso ne dico 250 una dietro l'altra senza, dopo in realtà Meneghello non ne pronuncia nessuna se non l'ultima, che è dire due volte il nome di Dio consecutivamente, ma tutte le altre le parafrasa, dice, gli brillavano gli occhi mentre associava immagini di animali che strisciano, di oggetti, di minerali, di piante, di organi del corpo, così. Quindi ecco, non è così scorretta, se no che è costata a Marco Paolini quella cosa lì, forse l'unica serrata teatrale che io ho mai conosciuto nella storia del teatro. Cioè eravamo a Treviso, io con un altro spettacolo e Marco con Libera Ross, e il vescovo di Treviso ci ha chiuso il teatro perché era della parrocchia, sapendo che ne aveva facoltà, però io credo che non aver mai sentito che si sia mai stata fatta una serrata padronale dei teatri. No, cioè, scioperi ne ho sentiti, ma serrate, questa è l'unica cosa che... No, in realtà non è così, ci sto scherzando, ma non è assolutamente volgare, poi andatevi a leggere Meneghello. Il mio contributo è stato a tradurlo in dialetto, semplicemente. Oggi ho preparato un'altra cosa, ma che non so se gradite. Grazie, non dirti, grazie, non sai ancora come è. Allora, siccome mi ha preso la mano questa cosa del tradurre, ho tradotto Trilussa, ho tradotto sempre in dialetto veneto, ho tradotto La Livella di Totò. Allora, ve la leggo in dialetto veneto. Volete i sottotitoli in napoletano? O vi fidate del veneto? No, io ho preparato i sottotitoli in napoletano. Io mi fido. Vi basta il veneto? Vi basta il veneto? No, ma lo fai il veneto, no? Allora, quello che posso. Una lage de César Terre, come dicono i francesi. Allora, in dialetto noi la livella, lo conoscete la livella? La livella. Noi in dialetto la chiamiamo la bolla. Ecco, questa cosa della L, in dialetto, io non lo so, voi cosa preferite, più un veneziano o un entroterra, un padovan vicentino, un alto vicentino? No, perché il veneziano ha la L completamente scomparsa, infatti nella traslitterazione ci mettono una E, boea. Noi la scempiamo, invece di dire bolla, diciamo bolla, una bolla. Però insomma, non è filologica la traduzione, ecco, se voi vi aspettate un veneziano sanudo, testi Repubblica di Venezia, non è, è un entroterra un po' vicentino. Sì, no, neanche proprio vicentino, è un pan veneto. Da qui. Sì. Allora. Ogni anno è il dì dei morti, se la usanza di mettere un fiore al cimitero. Tutti quanti iranno a fargli sta creanza, sarebbe peccato non averne questo pensiero. Casca il mondo, sole o acquaso, corriva sta grama ricorrenza, anche me che vado con un autunnale crisantemo. E ho lascio sopra il marmaro, le sia Vincenza, sul marmo. Stanno, me gaccia pa' un strenasso. Un spauraso che quasi ho avuto un spasimo. Maria Vergine, se penso, che tremasso! Fortuna mi sono ricciappate anima. Mi conto. Noi,
non importa, la storia è nulla, di bella, tanto passa. sì, no, ma me lo fai tu. Te lo faccio io. Come i miei maestri concertisti, sì, sapete, c'è il pianista. Tu mi giri le palle. Ok, allora mi arrivo. Eccolo qua. Beh, conto, non c'è la mia buon'ora, ma... Era previsto, perché poi la cosa finisce, era la cosa alla Fratelli de Regge, praticamente. No. Tocca fare la spalla che non funziona. Allora, vediamo un po'. Scusami, che ho... Se stampava ho... era meglio, tu dici. Ti ho bloccato. Sì. No, okay. Ecco, siamo qua. Beh, conto, non c'era mia buon'ora. Stava a parlare l'ora che tutto i sera, chiudere, tutto i sera, e mi pian piano mi inviavo fuori buttando l'occhio qua e là, per terra. Qui dorme in pace il nobile marchese, baron de Val di Quando e Val di Dove, ardimentoso eroe di mille imprese, copato in Spagna nel 39. Estema con la corona, insieme a tutto, sotto una croce fatta di angioletti, tre teste d'erole di sta a lutto, serione, lumi, e una sciesa di mocoletti. Proprio attaccare la tomba del Sioasso, non te vedo, è la fossa senza voce, sbandonar peso che fa un strasso, per segno altro che una croce, e sono a quella sedese, attento, da niente nane, e poi spazzino. Ma vi giuro, mi faceva peccato, vento sto morto, magari un tocco di lumino. Se questa è la vita, mi pensava, chi da tutto e chi sempre tolto. Porca, chissà se si aspettava di restare sfiganca da morto. Finché mase lo sto pensiero, se fa notte e non si vede un figo, sarai cancei, te resto prigioniero. Mi immocoli e la caigo la nebbia. Sì, sì. Gran fatti. Cosa ti vedo di lontano? Pian pian si accosta un par di ombrie. E che mi dico? Ma guardati che strano. So basio. Menzogno? Se fantasie? Altro che fantasie. Se il marchese... Tuba o cialetto, qua sovelada, e Driomann altro in male arnese, tutto onto, no? Con una scoa spelata. Deve capire. Nani, è scopatore, desgraziato, è scoasaro, scoasse rumenta. Queste parole mi piacciono tantissimo. È scoasaro. Do morti in volta, e poi a ste ore. Ma i va o i vieni? Non che vedo ciano. Mi sarà sta, mi dico, da qua a un palmo, che il marchese si ferma devoto. Se volta, sta muragna, e calmo che fa nane. Giovanotto, vorrei sapere da voi, onto bisonto, con quale ardire, come avete osato di farmi seppellire senza aver in conto che state arente a me, un blasonato? La casta è casta, va rispettata. Avete perdesto il senso e la misura. La vostra salma andava, sì, inumata, ma trallata là, nella spazzatura. Più massa sopportar non posso la vostra vicinanza spuzzolente. Fa dopo quindi che vi cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non sei colpa mia, mai pensava di farle sto torto, le stamme femmina a fare la strambaria. Cosa che potevo mica che c'ero morto. Se fosse vivo, faria contento, ci apparia su tutta la cassa con i miei quattro ossi
e senza un ebao, in tu momento mi buttaria dritto sopra i fossi. E cosa aspetti, vile pisa in mano? Che l'ira mia che avanta la clemenza, se io sarei stato meno umano, avessi già dato mano alla violenza. Alla malora a ti e a tua violenza. A verità, marchese, mi sono rotto il casso, d'estate Dio, e se perdo la pazienza, desmentico che sono morto e te masso. Ma chi te credi, ton padre eterno? Ma te capisci o no che pari semo in testo liogo? Morti, e ti e mi. Quaso in inferno, in nebulosa tutti e stesso fuoco. Razza di lua amaro, come ti permetti, letta mai, razza di lua amaro. Il fatto che parla un po', cioè che è un po' scorretto, che i nobili nostri, gli ultimi, un po' decaduti, siamo persi, no, cioè non volevo buttarla sul sociologico, beh. Però secondo me anche il nobile di Totò è un po'... Il nobile pure lui. Sì, lui di Totò era principe. Il nobile della livella era proprio a livello. Razza di Lomaro, ma come ti permetti paragonarti a me, che ebbi natali nobili, lustrissimi e perfetti, da farvi invidia ad oggi e generali? Immonati coi tonadai epifanie, e ficcate in quella testa da seola, cipolla, da seola, che si rivalora, che basta ste manie, la morte. Sento cosa? Zenabolla. Passa il cancello, non vese quando come doge o contadin, brigante o bogia, te perdi tutto, a vita e finge il nome, e de fare il sboronte che ancora bogia, susta un'icrania. La bolla ne fa gualivi. Che te ciava se da morti ste morrente, ma la sapuste paiasare i vivi. Noi baruffa un niente con un altro niente. Grazie Roberto per questo bellissimo regalo che ogni volta ci porta qualcosa di nuovo e sono sempre bellissime. Io ho trovato davvero una produzione molto azzeccata. No, davvero. Infatti la proposta di farvi vedere la cosa in napoletano aveva anche un senso suo, che non era solo perché la traduzione non esiste di principio. Si riscrive, perché i dialetti hanno proprio dei modi di pensare diversi, no? E allora ci sono delle cose che si affiancano, che hanno un bel... Ma prossima presentazione che sarà... Non lo sapevo, non lo sapevo. Stiamo diventando una compagnia di giro. Carlo di testa. Esattamente. Bene, bene. Adesso è festeggiato. Allora, io sono emozionato anche perché in questo spazio ho pubblicato un testo importante che è stato recensito finanche in maniera troppo benevola, Tuckerman Mason, che descrive appunto una interpretazione curiosa e singolare di Tommaso Salvini, quindi sono felicissimo che qua sì, manca, ma c'è in spirito la Danila, insomma, e anche Gian Domenico, ma abbiamo la Paola. E poi sono felice perché oltre alle grandi persone, ringrazio davvero tanto il mio ermano, da lì forse il titolo di questo libro, il mio ermano davvero Roberto, che appunto ci ha offerto una cosa splendida. Ma qui vedo delle persone assolutamente straordinarie. Donatella, di cui mi sto
occupando, anzi di cui mi sono occupato, ma quindi vedremo la tappa successiva, la Marina Guidoni, di cui e di Guidoni mi sono occupato, spero di vedere bene la Ardini Daniela, che ha una grande, grossa regista davvero importante, con cui abbiamo avuto dei contatti quando avevo tenuto un piccolo seminario sui teatri orientali. Spero di non aver fatto troppi guasti all'epoca. Gianni Poli, appunto, il buon Benelli, Daniela Bencardino, che è una autrice notevole, la Rosa Elisa Giangoia, che ha una rivista importante alla quale sono onorato di partecipare, e insomma non proseguo perché da questa più in là varrà quella meno, appunto, ci vedo, e quindi potrei chiamare delle persone, la Marina Martinelli, che è una grossa, ormai una poetessa di un certo rilievo, recensito di recente un libro sulla Xenia, appunto la rivista di Rosa Elisa, che conosco ormai da parecchi anni. Guardate, io riavvolgo il nastro, come dire. La prima volta che è stato presentato all'Aberio, io entro, ovviamente non sapevo niente di Isola, la dimostrazione è che in occasione dei miei 75 anni purtroppo ne era passato uno in più, ecco, e la mia biografia ovviamente si fermava a quell'anno lì, ecco, evidentemente. Quindi vedo, entro, applausi, io mi sono voluto dire, chi applaudono? Ero io il festeggiato. Vabbè, è una cosa davvero singolare e curiosa. Tra l'altro, tra gli interventi delle performance c'è anche un certo Paolo Puppa, il più grosso studioso di teatro, appunto. E poi sono molti di quelli che sono qua presenti. Certo, ci sono state delle lacune, sicuramente, ma insomma, quindi questo è stato il luogo di lavoro anche di Eugenio Bonaccorsi, che oggi non ha potuto essere presente perché è impegnato in altre cose. E quindi la mia grandiosa emozione di trovarmi in un luogo come questo, e per il più avendo alle spalle questa situazione particolare di Tommaso Salvini. Ecco, davvero vi ringrazio di cuore, tutti i miei allievi. Guardate, un piccolo aneddoto: l'incontro con Stefano Termanini. Ero nella commissione di laurea che lui discuteva, e io c'era di lì a pochi giorni un convegno a Padova organizzato da Calendoli, e gli dico: guardi, se mi fa vedere la tesi. Lui è stato inizialmente, perché avevo già deciso di portare ovviamente Mauro, che ha scritto almeno due grossi libri su appunto Ruzzante. Lui è stato un po' cauto, come dire: oh, non è che mi prendi la tesi, no. E poi non l'ho mai pensato, tu dai un'altra parte, cosa che non ho mai pensato. Cosa che non ho mai fatto, no, vabbè, insomma. Me l'ha data, io l'ho letta lì, a Padova insieme, insomma, e siamo stati appunto a Padova in un contesto appunto assolutamente splendido. Tutti quelli che hanno collaborato io li devo ringraziare, sia quelli di scienza che quelli di cuore che quelli di invenzione, e davvero essere qua in questo spazio particolare è una emozione. Qui ho a fianco il professor Palestrini, al quale mi lega un'amicizia da lunghissima data, appunto davanti, accanto a me, il curatore del volume, Roberto Cuppone. Quando ci siamo conosciuti la prima volta a questa esperienza grandiosa al Dance d'Imperia, davvero è stato subito un contatto di affetti. Lui ha detto: io sono
un attore, eccetera, ma guardate che è un grande, grossissimo studioso, ecco, e importante davvero studioso di teatro, che è riuscito a coniugare, a mettere assieme lo spazio di una conoscenza, e ce ne ha offerto un esempio splendido oggi, ma ce ne ha offerto anche in altre occasioni, e nello stesso tempo la conoscenza grande delle leggi del teatro. Poi c'era anche una persona di una realtà, appunto, che Cuppone credo abbia fondato, il Falcone, insomma, ecco, e ringrazio anche la signora che c'è, appunto, presente, e quelli che non cito è perché non arrivo a vedervi, quindi scusatemi, sto diventando mezzo orbo, insomma, infatti una volta lavoravo sui manoscritti così, senza occhiali, oggi ormai oltre agli occhiali devo usare anche una lente di ingrandimento, tra un poco dovrò usare il massimo della possibilità di ampliare le cose, per cui dopo l'ultimo, credo, peccato che ho fatto sul Teatro del Rinascimento, che porterò all'Università di Salamanca, penso che dovrò rinunciarci più o meno. Quindi grazie ai presenti, persone di cui mi sono occupato, di cui mi occuperò, registe di assoluto rilievo, Daniela, appunto, al quale, appunto, mi ripeto, spero di non aver fatto troppi guai anni fa, insomma, compenso credo che abbiano tutti resistito ai miei colpi di maglio, insomma, tra me. Io dico sempre, guardate, io volevo rovinare intere generazioni, ma ho fallito, non ci sono riuscito. In realtà, chiaramente, io volevo costruire un qualche cosa, perché per me la didattica è un qualche cosa legato alla ricerca, non si può fare della ricerca, come pensa il professor Palestrini, se non si fa della didattica assolutamente aggiornata. Ho avuto la possibilità di conoscere dei colleghi assolutamente straordinari, degli studenti definire favolosi e definire poco, perché mi hanno dato tutti, pensiamo alla Daniela Bencardino qui presente, che mi fa sempre leggere delle cose che scrive, ed è una penna notevole, insomma, e quindi grazie davvero a tutti, e a questo punto passo la parola, non so a chi, raccogliete il mio passaggio. Tu vorrai dire una cosa, allora. Vabbè, intanto se qualcuno di voi vuole fa piacere di dire qualche cosa, se volete un dibattito, facciamo solo legati al fatto di dover chiudere il sipario alle 7, perché se no il treno non ci aspetta. Va bene. Abbiamo ancora una mezz'ora buona, quindi possiamo ancora. Nel frattempo, se volete raccogliere le idee per un vostro saluto, un vostro ringraziamento. Come dice Buona Corsi, se non c'è la prima domanda passiamo alla seconda. Allora. Io posso fare una testimonianza, credo di essere stato un vieni qua Daniela. No. Scusa, credo di essere stato una delle più antiche allieve di Roberto Trovato. Era fine degli anni 70, quindi sono stata una delle più antiche sicuramente rispetto alle nuove generazioni, rispetto anche a Stefano Termanini, rispetto a te, rispetto a tutti. Io mi ricordo con grande affetto, devo dire, proprio la parola giusta, la sinergia che c'era tra lui e gli studenti, si dimostra dall'affetto che ancora gli hanno dimostrato scrivendo in questo libro, partecipando, ma soprattutto il contraccambio che viene dato, nel senso che Roberto è una persona che poi segue. Ci sono tanti docenti
che ti abbandonano, forse è anche un modo per inevitabilmente passare a oltre, no? Tagliare il cordone. Invece Roberto ti ha sempre seguito, mi ha sempre seguito. Devo dire che spesso siamo stati anche complici, perché io ho portato l'attenzione su Elena Bono, per esempio, facendo ritratto in teatro, ritratto di Principe con Gatto, e poi lui ha portato avanti, ha scritto dei libri, ha trovato dei testi, ha pubblicato dei saggi su Elena Bono. La stessa cosa per Vico Faggi. Io ho realizzato diverse cose di Vico Faggi e poi ho scoperto che anche questi testi che Vico aveva scritto per me sono stati pubblicati con La schiava lo svevo, in questo suo bel libro che raccoglie testi che erano non pubblicati di Vico Faggi. Quindi c'è stata una frequentazione che è andata oltre il mero rapporto discente allievo. Poi certo le cose si evolvono negli anni, ma l'ultima cosa che voglio dire è che Roberto ha anche visto i miei spettacoli, cosa ancora più diversa e rara, perché oltre lui soltanto Umberto Albini, cioè, no, qualche volta anche Buonaccorsi, qualche rara volta Buonaccorsi. Tra l'altro lei si è laureata con... Io mi sono laureata con Umberto Albini e con Eugenio Buonaccorsi. Roberto era ancora molto giovane, quindi era assistente, riassistente, no? di Buonaccorsi. Quindi, però sono, quanti anni? Non contiamo, quando mi dicono quanti anni hai, io gli dico, guardate, non ve li conto, sono nato nel 1947, fatevi i conti voi. Però l'ultima volta siamo stati ad Alassio, con uno spettacolo, e chi mi trova in platea? Lui. E allora, questo è veramente una grande, grande, grande soddisfazione. E grazie di tutto quello che ci hai dato a me e credo a tanti altri. Comunque sia, è un grande francesista che ho avuto a lezione, appunto, perché bisogna fermare la sua esuberanza. Vieni qua, vieni qua, Gianni, vieni qua, prego, ti chiedo per cortesia, vieni qua. Allora, ci stavo così bene, non altro più qua. Allora, quanto bisognerebbe provare a continuare a sentire le sue impressioni con una ulteriore intervista, perché lui l'ha appena aperta, poi l'ha chiusa. Vabbè, no, ora non... Queste iperboli lasciamole, però ci sono appunto dei risvolti che è bello poterli sottolineare, perché mi sembra che vadano a vantaggio suo così per l'onore, ma soprattutto vadano a vantaggio della comunità che oggi si trova qui riunita e anche di quella che eventualmente rifletterà su questi incontri. Ora io, se mi ricordo bene, ho sentito che Daniela diceva aver incontrato il professore negli anni fine 70, però bene, sì. Ecco, però tu insegnavi già all'Università di Genova. Sì, sì, mi ero trasferito da quella di Bologna. Ecco, ma perché a me risulta, vi dirò, che lui proveniva dall'Università di Bologna, con la quale avevo avuto qualche contatto, tant'è che quando arrivò a Genova, una delle prime persone che mi risulta con cui prese contatto fu io. Perché venivo segnalato dalla rivista Francofonia di Liano Petrone. Esatto, il mio maestro. Da lì nacque quella specie, quella sinergia, quella diciamo, comunità di intenti che da allora circo. E va bene, tu mi ricordo che mi interrogasti su Jean Genet, che era un discorso che ti stava a cuore, ma non avevi ancora affrontato. E lo affrontavamo con documentazione che venivano fuori a quei tempi, perché le opere complete di Genet venivano pubblicate con molto ritardo da Gallimard, e facevamo qualcosa, mi sembra, proprio per i tuoi studenti, certo, per i tuoi primi corsi, diciamo, da docente nella facoltà.
Poi facemmo un seminario che era stato progettato in 4 sedute, ma forse si dilungò in 6, ed era sulla drammaturgia. E lì si riuscì ad andare, sempre per la sua meraviglia, no, di curiosità, si riuscì ad andare dalla drammaturgia contemporanea con i criteri di stesura dei testi, dell'analisi diciamo, testuale, delle funzioni dei personaggi, e si riuscì a parlare anche delle Orbeche. Fu un capolavoro, perché poi i suoi studenti furono interrogati in prova pratica proprio su quello, la girava di Cinzio, mi pare. No? Perché? Perché avendo parlato di drammaturgia, come avevo io utilizzato l'Orbeche in uno studio su Gerolamo Cardano, non riuscivi a gripare. Poi facciamo studi anche di come si compone una recensione in rapporto allo spettacolo che si è visto. Poi mi ricordo un'altra cosa, tu perché Hermanos avete intitolato? Perché certi amici suoi sono sorti a un certo punto in Spagna, dove lui, non so se aveva costituito una specie di collegamento, no? Di cosa di... è una complicità che poi si è espansa, mi pare, addirittura in Sud America, può essere? No, però ci furono di questi ritorni all'estero, e lì mi implicò perché si doveva pubblicare una collana di testi teatrali che dovevano riguardare autrici, quindi donne drammaturghe. E facciamo qualcosa di interessante, che anche quello poi ha un retroterra con pubblicazioni. Poi c'è il docente mi invitò, chissà perché, alle sue lezioni, e mi dava l'aula, e facevamo qualcosa lì, e allora mi pare di aver presentato qualcosa come i rapporti dei teatri popolari nella stagione, nella grande stagione del dopoguerra. E facevo confronti tra Francia e Italia, tra Jean Villard e Giorgio Strehler, che furono molto produttivi, mi pare. E poi ci furono invece delle collaborazioni legate allo sviluppo delle tesi, e lì di nuovo, secondo me, compimo un bel lavoretto quando affidammo una tesi a Alessandro Canepa, che era il tuo insigne allievo. Sulla Dame in Roar. Ecco, allora, mi pareva che si intitolasse La Dame in Roar, soggetto per un'estetica danzata. Certo. Soggetto di Jean Mignonnet per un'estetica danzata. E poi erano testi sconosciuti in Italia. E questa tesi, che fu pubblicata per interessamento del professore, andò a finire niente che meno nella Pléiade dedicata al teatro di Jean Genet, curata da Michel Corvin. Non so se... Vabbè, basta aprire gli annuari. Va bene, direi che ci sono tanti motivi per compiacersi. E poi perché appunto si vengono fuori degli aspetti tra l'attore che fa il mimo, questo è un rossante ammodernato, diciamo, e queste prospettive che si dovrebbero, che si aprono, sì, in un fatto, ma dovrebbero avere maggiore continuità, anche proprio per un coraggio e anche una decisione, quindi scelte, e entriamo nelle scelte politiche, nelle scelte di visione del futuro, che potessero valorizzare queste cose, perché queste sono bellissime cose che, non trovando terreno, possono inaridirsi e scomparire. Io auguro a te che la tua bibliografia, che leggeremo lì, sia appena iniziata. Buone cose. Grazie. Una cosa? Prego. Qua, davanti, così almeno. Ecco, buonasera a tutti. Nel 68 sono andata a Parigi perché, io sono psicanalista, avevano trovato un modo di utilizzare il teatro per le dinamiche familiari a Sant'Anna. E dopo questa esperienza, 47 mi fa
Allora, dopo questa esperienza di Parigi a Sant'Anna, dove finalmente la drammaturgia aveva preso vigore e forza nella psicologia, quindi dare nella famiglia, nella terapia della famiglia, della coppia, dare dei ruoli e capovolgere le dinamiche, l'ho imparato. Dopodiché, sia a Marsiglia che ad Aiato, dove ero stata chiamata per, invece per la psicoterapia delle persone malate di cancro, avevo imparato da un altro grande psicanalista che veniva da Tunisi il come far ruotare a un certo punto nel setting del one-to-one il fatto di dire al paziente che ruolo prenderesti tu se non fossi tu, ma qualcun altro. Lì veramente ci si accorge che qualcosa si smolla, no? La persona, il paziente, non si sente più come sotto accusa o accusa di se stesso. E nell'immaginazione, nel processo di immaginazione attiva, ecco che fiorisce qualcosa, fiorisce per me come psicoterapeuta e come lui che è paziente. Parlare. Io prendo il palco per la terza volta su tre, quindi è un piccolo record. Una volta via qua. Sì, esatto, poi insomma per me che devo lottare. È uno studioso di Ascanio Celestini e non solo, ecco. Sì, sì, tutta la narrazione è diventata, perché il professore, diciamo, un po' il mio pane quotidiano, insomma, prendere parola anche dopo alcuni, insomma, alcune performance, anche dopo Daniele Ardini, che appunto io mai smetterò di censare come artista e regista di grande qualità. Io sono molto severo, però ogni volta che c'è una regia di Daniele Ardini, appunto, so per sul sicuro. E per me era grandissima emozione, quindi io lotto con una certa ansia sociale, però appunto per la terza su tre sono qui di fronte a voi che parlo, sono contento di le parole e di ringraziare appunto professor Trovato, che io ricordo, forse l'ho già detto, ma mi ricordo tentennante entrare, diciamo, e bussare alla porta dove appunto sapevo che dietro avrei trovato professor Buonaccorsi, con una certa paura, ma diciamo quell'incontro mi ha cambiato la vita, e insomma non sapevo da mai il teatro. Il professore mi ha appunto fatto sì che incontrassi la passione della mia vita, ecco. E quindi ne sono assolutamente contento, anche perché per me è un'emozione grandissima poter appunto parlare a una platea che ritengo di grande levatura, e in un contesto che appunto nel quale io ero un timido studente, mi aggiravo alla ricerca di testi, e adesso potervi parlare appunto e poter anche far parte di questo progetto è una cosa che va oltre le mie aspettative più rose. Sono veramente contento, sono molto orgoglioso, ed è un grande piacere, e rinnovo il ringraziamento al professor Trovato, perché realmente è stato ho avuto conferma anche oggi, è una persona che ha messo in connessione le persone con una parte di sé che o non conoscevano oppure rimaneva stupita, e pian piano insomma ha operato un lavoro egregio con me, appunto parla di psicoterapia, ma ecco, è stato il mio psicoterapeuta, però diciamo che ho operato, ecco, un processo maieutico, ecco quello sì, mi ha aiutato realmente a trovare una strada e a trovare una passione, forse anzi in ordine di importanza viene prima la passione che la strada, secondo me, perché appunto è quella la luce che indirizza poi la strada e la fa scoprire. E quindi questo mio intervento ancora è mirato a ringraziare il professore, a essere certo, non sperare, essere certo di una collaborazione continua, ecco, compatibilmente con i miei tempi risicati, e sono quindi, permettetemi, si permetta appunto di essere ancora appunto così orgoglioso e così, diciamo, stentorne nel ringraziare il professore, perché realmente è stato un incontro importante, ecco.
Grazie tante. Vogliono parlare. Ma tutti vogliono parlare, tu c'hai il treno, ma 5 minuti, io faccio presto. Beh, è un'autrice anche di teatro, ma di cui mi occuperò in una seconda puntata. Beh, lo attendiamo preziosamente. No, io devo ringraziare il professor Trovato perché ho avuto l'onore che lui presentasse due miei romanzi. Devo dire che le sue presentazioni sono teatrali. E quindi danno al romanzo quello spunto in più di vitalità, di brillantezza, cioè che lo fa, gli dà spazio e gli dà vita. Devo aggiungere che io, ahimè, ho fatto una carriera molto diversa perché sono ingegnere, sono professore universitario, ma ho sempre per quella questione della fabbrica di disoccupati, ho fatto ingegneria, però una decina d'anni fa ho preso carta e penna. E ho cominciato a scrivere e sapevo di essermi persa qualcosa, ma quel qualcosa che pensavo di essermi persa, che è anche il divertimento nello studio, a parte il rapporto con i colleghi, ma il divertimento nello studio è ingegneria difficile. E quindi io mi sono persa il divertimento nello studio che voi avete tratteggiato così, un'invidia terribile, perché indietro non si può tornare. Meno male che oggi sono qui, ho potuto almeno assaporare qualche rimasuglio, perché sicuramente chissà quante altre occasioni avete avuto di divertirvi con delle presentazioni brillanti come quella di oggi. Sono veramente. La presunta fabbrica di disoccupati che non si divertono è smentita dal fatto che quando abbiamo presentato l'ultima volta ci sono testimoni, l'amico Stefano e l'amico Mauro, e abbiamo scoperto che la maggior parte di questi insegnano. Appunto, e quindi dice, cosa fa? Ormai ho fatto questo concorso e quindi questi presunti disoccupati sono occupati per fortuna. Davvero, quindi noi due abbiamo avuto l'occasione di intercettare a Imperia delle situazioni particolari, perché noi siamo sempre stati amici degli studenti, lo dimostra il fatto di Daniela, appunto. E anche appunto tante altre persone, però lì il discorso di Imperia è stato un qualcosa di assolutamente magico. L'amico e collega Roberto Cuppone diceva una sorta di campus dove si chiacchierava, si discuteva, i nostri studenti venivano a mangiare assieme a noi, a differenza di quelli di economia e di giurisprudenza che si piazzavano perché in un tavolo a base perché la virtù noi invece chiacchieravamo. Io ricordo sempre che avevo intenzione, pensavo di aver chiuso un certo tipo di discorso a tavola, hanno detto che volevano sapere qualcosa, sono salito su in camera e avevo per fortuna degli appunti e sono riuscito a imbastire una lezione che neanche mi aspettavo. Essere amici degli studenti, amici delle persone con le quali si collabora, ecco, questo è per me stata una sorta di vocazione, come dire, non so fino a che punto ci sono riuscito, evidentemente, però quello che ho pensato, guardate, mia moglie è mancata nel 18, quindi ormai sono passati un po' di anni, ma quello tutto sommato un piccolo così rimprovero, mi faceva, ma davanti ci sono gli studenti. E certo, sono il presente e il futuro di questa società. E io ho detto nell'ultima lezione, io sono il passato remoto, tra un poco sarò il trapassato remoto. Ma vedete che riesco ancora a... Difatti uno delle beffe che vorrei fare a questo Stato è che, perché quando avevo bisogno di assistenza versavo, beh, non avevo bisogno versavo, adesso che ho devi farti delle cose
Allora, vi ricordate, in pensioni Giacomino, il professor Totti, a un certo punto diceva, è la mia vendetta, mi sposo e lascio sì che mia moglie abbia la progressività della pensione per ancora tanti anni, quindi un qualche cosa così. Ovviamente manca la materia prima, perché piazzarsi un vegliardo come me non lo sconsiglierei a chiunque. So. Comunque questa è una battuta, evidentemente. Questo è vero. Quindi sono veramente felice perché Marina Guidoni è la figlia di un grande autore, Plinio, che mi ha regalato, e io penso che lui lo sapesse, io non lo sapevo evidentemente, l'ultimo anno della sua vita per fare un seminario sul rapporto tra dialetto ligure e teatro appunto anglosassone, insomma è stato uno che ha fatto, ha regalato queste sue cose e io ho continuato ad occuparmi di lui. Certo, se poi la realtà locale fosse un pochino più generosa e attenta, ma comunque sia qualche cosa siamo riusciti a fare, a combinare. Quindi io devo dire un grazie tremendo. Guardate, io ho imparato molto di più dagli amici e dagli allievi, forse loro non ne hanno ancora preso piena coscienza, di quanto io non abbia dato. Quindi davvero devo dire grazie a loro, perché mi hanno continuamente tallonato, sollecitato. È vero che io non aspettavo altro che essere appunto punzecchiato per andare avanti, ma davvero l'ho fatto divertendomi, insomma, tutto sommato. Peccato che mi sia rovinato un po' la schiena, perché giravo sempre con delle borsone di tesi, perché io non dicevo, come neanche Roberto, mai di no di fronte a colleghi che dicono io glielo segno, ma lei sa greco antico e latino? Sì, professore. Vabbè, ci posso pensare. Ma però potrebbe essere utile anche conoscere il toccario, l'antico, cosa, e lei lo conosce? No, e allora guardi, trovi altri giri, insomma. È veramente, questa è l'unica cosa che posso rimproverare, ma per il resto ho trovato delle persone che mi hanno fatto collaborare con loro, che poi sono diventati degli amici, ma soprattutto questi splendidi, meravigliosi, spettacolari appunto allievi e gli amici del museo biblioteca, appunto, dove quando sono arrivato qui mi hanno fatto sempre favorito, sapendo che io correvo da una lezione all'altra. Ora a questo punto Loano, quindi da molti anni sono felice di stare a Loano, ma ovviamente è tutto molto più difficile, quindi mi raccomando di ringraziare appunto tutti quelli del museo biblioteca. Ora mi taccio per davvero, perché penso che tra un poco Mauro, guarda che il treno non ci aspetta. Va bene, quindi grazie davvero per questa giornata. Se c'è ancora qualcun altro, o parli o taccio per sempre. Voglio solo ringraziarla per le sue parole. No, venga qua, no, prego, qua. È un'autrice, mi ha dato l'ultima sua opera e spero di vedere poi a stampa. Grazie di cuore per le sue parole, perché le porto a casa piangendo la commozione. Quindi. E poi è vero, quello che diceva Daniela, è vero, è l'unico professore che veramente ti segue. Io ancora ricordo di lei che viene alla mia laurea di specializzazione tra un dottorato e l'altro per come dire, accompagnarmi in quel momento. Quindi la ringrazio per tutto, e le parole di stasera veramente le porto a casa nel cuore per sempre. Grazie. Proprio alluda al fatto che il professor Trovato c'è sempre. Non credo che sia una delle nostre, come dire, io ne rendo pubblica testimonianza, ma so anche che, come dire, trovo una consonanza in voi, perché
io tante volte anche nel mio mestiere editoriale ho chiesto aiuto e, come dire, apporto e talvolta anche, come dire, conforto al professor Trovato, e lui c'è sempre, mi aiuta nelle presentazioni, mi consiglia che cosa sì, che cosa no, insomma la presenza costante del professor Trovato è, credo, una comune esperienza. Quindi non solo, devo dire, mi ha insegnato molto anche per il mio lavoro, perché le pubblicazioni che io ebbi la fortuna di fare tanti anni fa sono state anche un po' una palestra per poi imparare come si fa quando si fa un libro. Allora la casa editrice stava nascendo, ormai la casa editrice ha 20 anni, quindi anch'io vi parlo di tempi, ma da allora a oggi è sempre stato presente, credo che veramente hermanos sia l'amicizia che lega il professore, che il professore è riuscito a dare a tutti noi con la sua generosità, e anche l'amicizia che tra di noi in qualche modo si crea grazie al professore, perché siamo qui per lui, siamo qui per un libro e siamo qui naturalmente per questo comune vincolo. Bene, grazie. Allora, se posso chiudere, visto che siamo ormai verso le 7, e l'ultima cosa, mi sembrava giusto dire ancora una cosa. Le lezioni mie, io non ce l'ho detto, ma mi sono chiesto l'angolo. Vuol dire, grazie di ciò che abbiamo trovato fatto, e era proprio presso l'unità, presso l'unità di Stefano, lo condivido pienamente, questo arrivo poi arriverà e arriverà nelle biblioteche, in modo che rimanga, come dire, una traccia, una testimonianza di ciò che Roberto fa. Questo secondo me è molto importante. Cioè, vuol dire, è un fine, non ultimo di questo libro, oltre all'omaggio, ma vuole essere anche qualcosa che serva a ricordare il magistero, il lavoro, la continuità di Roberto. E l'altra cosa che mi piace dire è il fatto che, e io a Genova l'ho trovato molto raramente questa cosa, l'idea della scuola. Cioè io quando frequentavo Roberto lui diceva, ma io ho l'idea degli allievi, per fare una scuola, fare un gruppo. Ecco, cose così io l'ho trovato ad esempio nella mia prevenza, diciamo, con questa amistà. A Genova poco, ed è un grosso errore questo, secondo me, dell'università genovese, cioè quello di non creare delle scuole, di non creare dei gruppi di persone. Giustamente il professor Presti diceva, queste cose si fanno poco, è vero, e a Genova in particolar modo, perché io ancora niente genovese lo conosco, e questa cosa manca decisamente. Roberto Trovato è uno dei pochi che ha, forse perché viene da Bologna, dove probabilmente, come dire, la mentalità di quella, ma probabilmente sì, probabilmente ha avuto una formazione diversa, con l'idea di una scuola con gli allievi, che come sempre, i colleghi, ma non siamo parenti, le persone che vi hanno seguito, che lui ha seguito, e che questi ti ritrovi in un percorso e ti ritrovi poi appunto a festeggiare come oggi insieme una persona di valore. Questo secondo me è uno dei grandi lasciti che di Roberto Trovato, cioè il fatto di riuscire a creare gruppi dove dentro ci sono attori, registi, studiosi, allievi, insegnanti, collaboratori, e continua a farlo. E quindi questo non possiamo che dirgli grazie e ringraziarlo ulteriormente.